Non ha avuto un'adesione massiccia lo sciopero dei lavoratori dell'autotrasporto e della logistica promosso da CGIL, CISL e UIL, ma questo dato era ampiamente previsto per le difficoltà del settore, il senso di precarietà e il timore diffuso. A Ragusa un presidio è stato tenuto fin dall'alba di stamane in piazza Vannantò. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ragioni della protesta che riguardano tutti, la sicurezza stradale. Il regolamento attualmente prevede che dopo 2 settimane di impiego, la terza settimana ci sia il cosiddetto riposo lungo. Con la modifica si andrebbe ad allungare i tempi di riposo, quindi spostando dalla terza settimana alla quarta settimana, e quindi comporta un problema di sicurezza per i lavoratori, per gli utenti della strada e per i passeggeri degli autobus. Per quanto invece riguarda lo sciopero della logistica, noi crediamo che non ci sia dumping contrattuale, essenzialmente che si applichino i contratti e quelle più specifiche al tipo di attività che si viene a fare. Questo succede soprattutto nel quanto riguarda lo stabilimento Versalis, per quanto riguarda i lavoratori della cooperativa San Giorgio, che anziché applicare il contratto merce e logistica, applica il contratto di commercio. Quindi i lavoratori hanno una perdita di stipendio sostanzialmente. Riteniamo opportuno che le ditte che vengono a lavorare e prendere le gare di appalto qui presso la Versalis di Ragusa ci debbano rispettare i contratti di lavoro. Noi il 29 di settembre del 2017 siamo stati con la ditta Ragusano Operai San Giorgio presso l'Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, dove è stato siglato insieme all'ENI Versalis un accordo dove la ditta si impegnava che a gennaio del 2018 doveva prendere i lavoratori a tempo indeterminato, perché li aveva presi a tempo determinato, e doveva darci i salari, rispettarci i salari che prendevamo prima con le ditte precedenti. Tutto questo a gennaio non è successo, bensì è stato rispettato il 50% di tutto quello che si era deciso in quella sede. E noi riteniamo, oggi siamo qui in sciopero perché riteniamo che la Versalis come committenza debba vigilare e garantire che questi fenomeni non debbano succedere. Siamo qua a fare questo sciopero a livello qui sulla provincia di Ragusa per denunciare diciamo, lo sfruttamento e non rispetto del contratto nazionale e rispetto del codice stradale. Qui ormai c'è un schiavismo totale, l'autista è sottopagato e non c'è rispetto del contratto completamente. Essendo questa zona qui altamente ortofrutticolo, qui molte persone partono di domenica e non viene riconosciuto la giornata di domenica sulla busta paga. Vede, ci sono tante cose che non funzionano. Poi c'è anche la questione del regolamento europeo, che vogliono fare un regolamento, aumentare le ore corte di sosta sui camion. In poche parole, il camionista in questo momento è trattato, diciamo, come una persona nulla, perché è lontano dalla famiglia, lontano dai figli, che non viene riconosciuto nessun diritto. Dinanzi alla sede della cooperativa San Giorgio, azienda dell'indotto della Versalis che produce polietilene, altro presidio di protesta per denunciare il cosiddetto dumping contrattuale, ovvero l'applicazione di contratti peggiorativi sottoscritti da organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative, al fine di omologare i trattamenti a quelli vigenti in paesi stranieri in cui il lavoro è riconosciuto e retribuito in modo decisamente inferiore.